a tutte ragazze! Si avvicina alle feste, è arrivato anche l'albero. Ah, guardate l'alberino, dobbiamo ancora coprire la parte sotto e dobbiamo ancora mettere i regali, quindi presto, presto, babbo non è ancora arrivato, eh. Allora, vi faccio vedere un po' di shopping. Per me ho preso solo una cosa, le altre cose sono di Angelica. Ho preso per me questo pigiama, adesso ve lo faccio vedere in foto. È un pigiama della marca Intimani. Infatti c'è Federica Nargi, vedete che lo sponsorizza. Questo è nero con la maglia fucsia, fucsia lilla poi in realtà. È una via di mezzo tra un fucsia e un color lavanda. Con la scritta I love in wild, è carino, ma no, io lo volevo così, ma era rimasta solo la L, quindi ho preso la M, sempre col pantalone nero e sopra il grigio. Adesso ve lo faccio vedere, ci tenevo a farvelo vedere prima del lavaggio. Io credo mi vada bene, non ho ancora provato, ma se è grande va bene lo stesso, perché comunque una volta lavata la felpa si tende, perché è felpato, è bello pesantuccio, si stringe, e anche con l'asciugatrice, quindi ho preferito prendere una M. Il pantalone è normale, ha il polsino sotto. Io l'ho preso più che altro da usare come tuta in casa, che dopo vediamo come mi trovo. Ce n'era uno ma anche molto bello con la maxi maglia nero, l'ho preso al mercato a Ferrara, perché adesso c'è il mercato la domenica, siamo andati ieri, che era, oggi è il 13, 14, no, c'è il 13, sì, ieri era il 12 dicembre. E niente, questa è grigia, sicuramente è più bella, anche questa ha la maglia un po' lunga, vedete, sono tipo maxi maglie, è carino anche da tenere in casa come tuta, per non stare sempre con il pigiama, che si capisce che è il pigiama, questo insomma, sì, un pigiamino, però insomma è abbastanza carino, insomma, da tenere anche in casa come tutta. Anche questa, anche la parte sopra è felpata. Ho preso una taglia 4, che è la taglia M. Sembra bello abbondante, ma una volta che lavato, secondo me, mi va più che bene. Dietro è tutto grigio e l'ho pagato 25 euro. Ho pagato un po', però la qualità c'è tutta, eh. Sono andato, ho controllato per bene tutto quanto, la qualità c'è, allora li ho spesi volentieri. C'erano anche quelli di Gianmarco Venturi che erano molto belli, con delle tasche, delle applicazioni in velcro, no, in velcro, in feltro, in panno, insomma, per intenderci. Poi sono stata da Chicco. Allora, siamo tornati da Chicco perché il zubino, che abbiamo usato veramente pochissimo, di Angelica, quello che è in penna, che vi ho fatto vedere blu, tutto in penna, con il cappuccio sempre blu con il pelo tutto intorno, e dentro è foderato di panno, quindi un bel giubbino. L'avevamo pagato parecchio, sulle 80-90 euro. Anzi, se qualcuno di voi lo vuole, io lo vendo tranquillamente, è più o meno alla metà. Se vi pagate voi la spedizione, qualcuno lo vuole, io lo mando. Ci accordiamo sul prezzo, non è un problema. È pari al nuovo, cioè è nuovo, fiammante, non ha difetti. Messo pochissimo, 2 o 3 volte l'anno scorso per le feste invernali e qualche giorno quest'anno. Poi è diventato soprattutto corto di maniche. È un 6 anni, se mi ricordo bene. Angelica ne ha 5, ma lei è alta, poi anche un po' di pancina. Ha il problema che gli tira qua dai bottoni, perché ha la zippa e i bottoni. Se volete una foto in privato, mi scrivete, ve lo mando. E, ha le maniche corte, ha i polsini, è fatto, arriva come un giubbino normale. In più, sotto dentro c'è il polsino, cioè è ben fatto, è della marca proprio Chicco. Con la penna, non sintetico però. Cosa trovo che volevo dire? Siamo andati perché volevo vedere se erano rimasti. In realtà dovevo comprare un regalo di Natale per la mia pronipote, che ho trovato. Una cosa bella, 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 non dico niente perché non vorrei che lei vedesse il video. Comunque lo sa che mi aveva dato le taglie tutte, sa che c'è la possibilità che gli abbia preso una cosa da vestire. Quindi, per il resto, ho detto diamo un'occhiatina, si salta fuori un paio di scarpe e il giubbino, e le abbiamo trovate. Ci siamo dovute un pochino adattare, perché non c'era tantissimo per il suo numero, ma l'abbiamo trovati.
E sapete che gli anfibi neri, no? A questi, guardate, che sono qui, questa appena, lei è là che sta mangiando, non so se si vede, sì, là, si vedono i piedi, che spuntano, lei al momento da festa aveva questi, però io non riesco a vederli con la gonna, i vestiti, cioè, sono carini gli anfibi da bambina anche con la gonna, però mi sembrano un pochino troppo sportivi, tipo per il giorno di Natale, abbiamo preso un altro stivaletto, per che sta bene sia con la gonna che il pantalone un pochino più stretto qua sopra, un modulino diverso, un pochino più elegantino, ma sempre stivaletto, perché tanto le ballerine ce le abbiamo, che però le ballerine a questo freddo va bene giusto se uno dice esco e vado solo a mangiare, poi vengo immediatamente in casa il giorno di Natale. E quindi ho preso queste sempre chicco, adesso ve le faccio vedere. Tra le altre cose io avevo dei punti sulla scheda, quindi mi hanno strato il 30% su tutto. Tutto bene? Scusate un attimo. Eccola qua. Saluta. Questo è il maglioncino che avevamo preso da Prenatal, che vi abbiamo fatto vedere nel video precedente. Faccio un momento. Ehi, pianino. Abbiamo un momento di mammite acuta. Abbiamo la mammite acuta? Io, io. Dai, saluta le tate. Raccontami qualcosa. Gli fai vedere l'albero. Ok. L'albero è quello. Chi l'ha fatto? Io. Stamattina? E volete vedere la mia lavatrice che mi ha fatto la mano? Fagliela vedere, ma la dobbiamo ancora fare, l'abbiamo abbozzata. Con il pacco di oltre il sole abbiamo trasformato il pacco di... Questo non doveva esserci, poi dopo vi racconto. Stiamo costruendo una lavatrice, vedete, per il momento abbiamo fatto... Per il momento abbiamo fatto la carta, ma dopo con la mia carta disegnata... Poi trasparente, dopo con la carta... rivestiamo. Sì, rivestiamo di che colore voglio io, perché volete vedere la carta? No, la carta è là dentro sotto a tutto, lasciala là. Ci pensiamo dopo. Tieni, vai a finire di mangiare. Dopo vi facciamo una foto della nostra roba che quando abbiamo rivestito. Va bene, prossima volta, il prossimo video glielo facciamo vedere. Prossimo, perché sto registrando vari video in questi giorni che sono un po' più libera. Allora, vi stavo dicendo, abbiamo preso queste scarpe, sempre della Chicco, sempre il numero 31. Abbiamo preso degli stivaletti, come si vede qua, adesso ve li facciamo vedere. Sono molto simili agli altri, però vedete, sono un modello un pochino più qua sopra, più stretto, in modo che quando ha il pantalone, un po' larghino sotto, possa non appoggiarsi troppo. Sono appunto nero con la scritta Princeps Rock, perché lei dice sempre che si sente molto rock. Vedete, sono una punta anche più classica, una linea più classicheggiante. E i lacci sono... Sapete cosa sono? I maccheroni bianco! Hai finito di mangiare, io ho mangiato le lasagne alle verdure. Se vi interessa, qui c'è il fioccoso con i cuoricini, insomma sono carine. Fanno anche un buon odore di pelle. Speriamo che... E queste qui... Penso che gliele metterò andare sia con la gonna, sia con i pantaloni, ma da festa, invece da asilo gli tengo gli anfibi. Sia da asilo andremo, perché lei è a casa con me, perché è in la parte della sezione chiusa per un caso positivo Covid. Noi abbiamo già fatto l'isolamento preventivo, ma l'ASL non ci sblocca, quindi abbiamo deciso che ci autosblocchiamo da soli. In classe non andiamo, ma andiamo ovunque, perché ci siamo rotti i coiones, come si suol dire, di stare in isolamento per cosa? Che abbiamo già passato più di 10-14 giorni di isolamento preventivo senza sintomi, parliamo di niente, vabbè, ne racconterò su Instagram, venite a seguirmi là. Quindi le scarpe costerebbero, polacchino qua lo chiama, 54,99 con lo sconto 30 meno 16,50 euro, quindi sono 38 e qualcosa, 38 euro. Ho utilizzato il 30% di sconto scalando dei punti dalla mia carta, che tra l'altro ne ho ancora 850, quindi ne ho scalati a gogo anche l'altra volta, abbiamo fatto il 30 e da Prenatal addirittura mi hanno fatto il 50, quindi abbiamo fatto super risparmio, ho comprato tante cose belle. 38 euro per un paio di scarpe di Chicco sono niente, le ho prese proprio volentieri. Poi abito, che abito abbiamo preso che non mi ricordo? Ah, l'abito niente, era il regalo che avevo preso, ok? Poi il giubbino, allora pensavo di aver speso tanto l'altra volta,
ma anche questa volta non ho scherzato, perché abbiamo comprato un giubbino. Allora, questo giubbino qua l'avevo visto e l'avevo, è l'unico che non avevamo mai provato, perché non mi convinceva assolutamente questo purpurì di colori. Quando la signora ha insistito, mi ha detto: signora, cioè, lo provi, perché questo vestito, questo giubbino va visto indossato, perché non rende. Quando l'ho visto ho detto: cavolo, cioè, le sta meglio di quello che gli ho comprato. E allora l'abbiamo preso. Tra l'altro è che duple vase, costa 74 euro, quindi non poco. Allora è nero con i pois bianchi, ha questo inserto sia nelle maniche che qua l'elastico, non ha il polsino, sia nelle maniche che sotto, qui vedete tutto l'inserto, visto così non sembra, ma indossato vi sicuro, cioè le sta benissimo. Ha il cappuccio senza pelo, quindi qui viene anche la zip abbastanza in su, non ungere, Angelica. L'ho pagato 22,20 euro in meno, quindi l'ho pagato sui 51 euro, 52, quasi 52, 50 euro. Quindi l'ho preso, c'ha le tastine, la stoffa è un po', sembra quasi quella di una giacca a vento, c'ha anche le sue tastine qua davanti. Indossato le sta veramente, veramente carino, perché le fa un po' la campana sotto. E poi se lo girate, adesso ve lo faccio vedere, adesso non sto a scoperchiarlo tutto perché tanto le maniche sono tutte tintunite, diventa tutto argento con questa scritta qua, love is simple, tutto argento, scusate, non dorato, argento, con la scritta qui di dietro, quindi o così o colà, penso che lo metteremo in base a come vestito, lo giriamo o lo rigiriamo. Non c'è l'etichetta naturalmente, ma è di Chicco. Aspettate che controllo, perché ha tante linee dentro Bebe Royal. Chicco, 7 anni, 122 centimetri, sì, è lui. Animal free, penso che non sia quindi di penna. Sembro uno ma siamo in due, mi indossa il dritto ma anche a rovescio e nessuno se ne accorge. Infatti anche la zip è molto bella, eh? Poi finalmente si sono decisi a fare una chiusura con la plastica, ci faccio una zip che mi piace. E praticamente vedete, ha la zip che si rovescia tranquillamente in un attimo, quindi diventa un duple fase. Allora, il problema qual è? Che lei ha il berretto e la sciarpa abbinati, panna, che in realtà sono più bianchi che panna, che quindi potrebbero stare bene anche con questo giubbino. Ma dato che a me piace non usare il berretto d'asilo e la sciarpa d'asilo per la festa, perché voi vi potete immaginare come lo conciano quando vanno a fare il giardino, c'era un abbinamento che era stupendo, che mi è piaciuto tanto, e quindi l'ho voluto comprare, anche se in realtà costava un po' troppo per le tasse, perché 30 euro, 29,90, 30 euro per questo mi sembravano tanti. Poi mi hanno scalato 8,90 euro, quindi alla fine l'ho pagato 21. Ed è la Melby, questa marca qua, Melby. Abbiamo preso sia lo scaldacollo fucsia, adesso è un fucsia che tira un po' al vinaccia. È una, vedete, questo è fucsia violetto, questo è un fucsia più bordeaux, un fucsia, non so spiegarvelo, con il suo berretto abbinato, vedete? Melby, qua c'è scritto, non so se c'è scritta la marca anche nello scaldacollo, credo di no. Ok, come bello calduccioso, e anche bello grandino, non l'abbiamo provato, ma oh, va bene a me, bello. Quindi non penso che sarà piccolo, è un taglia unica, in quanto veste un 4-6 anni, quindi lì va bene. Costerebbe 29, 22, c'è il prezzo solo lì? Sì, c'è il prezzo solo lì perché viene venduto abbinato. 29 euro entrambi. Adesso vi faccio vedere quanto sta bene con questo. Cioè, quando ce l'aveva addosso abbiamo provato tutto. Cioè, sta super bene. Ecco, assomiglia più a questo colore qui, vedete? È bello, poi sta bene anche col bianco, sta bene anche col nero eventualmente. È che noi avevamo il berrettino rosa delle LOL, è diventato piccolo, cioè le va bene, ma mentre cammina le sale, a me mi salgono i nervi quando sono le orecchie fuori. E poi aveva lo scaldacollo fucsia, che in caso che voglio uscire senza berretto solo con lo scaldacollo sta bene. E
e l'altro scaldacollo blu, che non sta bene con niente, però se capita che se lo vuole mettere, insomma, magari se andiamo a fare un giro in spiaggia, che non deve essere abbinata, insomma, può stare calducciosa, possiamo mettere anche quelli di pile. Comunque anche questo è di lana proprio, cioè, però non pizzica. E questo è tutto. Quindi in tutto ho speso circa un centinaio d'euro, ecco, un po' di meno, perché nello scontrino più alto, perché c'è anche un regalo che ho preso. Quindi questi sono le cosine che ho preso. Fatemi sapere come cosa avete comprato voi in questo periodo. Per quei saldi faremo un altro tour in gennaio, febbraio, insomma, quando sarà, e vedere, per vedere che cosa c'è rimasto, magari, anche se in realtà non mi serve niente, nel senso che siamo più che a posto adesso, a due paia di scarpe, più le ballerine, più le daddy da Stan Smith, poi un altro paio più leggero per la scuola in primavera. Diciamo che in realtà non ci serve niente come scarpe, come i giubini ne abbiamo due, quindi siamo a posto. A meno che non trovo il 50% sui giubini, ne compro uno in 8 anni, comprerò un anno in più se ne trovo uno che mi piace. Anche se questo qui secondo me le va bene anche l'anno prossimo, e anche quello che gli ho preso, perché è un po' abbondantino, visto anche di maniche. E quindi andremo a curiosare più che altro, a vedere cosa c'è di bello, ecco. Magari andremo a fare a scorta sulle calze, quello sì, se passano in sconto, perché costano tantissimo i collant da bambina, e quindi volevo vedere, insomma, di risparmiare un po' e prendere delle taglie in più grandi. Niente, questo è tutto ragazze, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere futuri video, condividete il video sui vostri social se mi volete aiutare a crescere, lasciatemi un commento che mi fa sempre tanto piacere, e passate a seguirmi sia su Facebook che su Instagram, vi lascio tutte le informazioni nell'inbox, appunto informazioni, oppure mi potete scrivere in privato, in direct su Instagram o nelle mail che trovate qua sotto. Io vi mando un bacio, fatemi sapere voi cosa avete comprato in questi giorni.